Ragazzi, non so voi, ma io una torta di mele così non l'ho mai mangiata. Per prima cosa prendiamo due mele e le sbucciamo. Sai, Diana, che sei velocissima a sbucciare le mele, io ci impiego una vita. Hai visto? Riesco a fare anche una buccia unica, guarda. Guarda qui. Una buccia unica, ragazzi. Ora taglio le mele a metà. Rimuovo il torsolo. Ora taglio le mele a fettine, né troppo sottili né troppo spesse. Circa mezzo centimetro, così. Una volta tagliate, vado a metterle in una ciotola. Aggiungo un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di succo di limone e mescolo bene il tutto. Diana, che cos'è che ci stai preparando? Beh, sicuramente hai capito che si tratta di un dolce, Quello giusto? sì. Per il resto ti tocca rimanere fino alla fine. Va bene. Bene, adesso mettiamo le mele da parte. Separatamente in un'altra ciotola vado ad aggiungere un uovo, 40 g di zucchero e comincio a montare il tutto con le fruste. Perfetto, ci siamo. Dopo un paio di minuti, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. A questo punto aggiungo anche 30 g di margarina vegetale. La mia è fatta in casa con la nostra ricetta che potete seguire anche voi oppure usate quella in commercio. Continuo a mescolare con le fruste. Poi aggiungo anche 150 g di bevanda vegetale. Io sto usando quella di mandorle, ma va bene qualsiasi altra bevanda vegetale. Il composto diventerà abbastanza liquido, non preoccupatevi perché è giusto che diventi di questa consistenza. E ora aggiungo 50 g di farina di grano saraceno, oppure voi potete usare anche un altro tipo di farina con cui vi trovate bene. Ora aggiungo anche 65 g di farina di mandorle. Aggiungo anche 6 g di lievito in polvere per dolci. Ora prendo un pezzettino di cioccolato fondente, qui ci sono circa 30 g, vado a tagliarlo a pezzetti più piccoli. Potete usare anche le gocce di cioccolato, eh? Certo, Noi non le certo. avevamo in casa e quindi abbiamo preso quello che avevamo e lo tagliamo così a pezzetti, tanto è la stessa cosa. Vado ad aggiungere anche il cioccolato nell'impasto, do una mescolata e infine aggiungo anche le mele che abbiamo tagliato all'inizio. Che buona che verrà. Sono veramente curioso e impaziente di assaggiare questa bontà. Ora prendo uno stampo da 18 cm di diametro, io l'ho oleato e infarinato e vado a versare il composto all'interno. E ora cuociamo la nostra torta nella friggitrice ad aria che io ho già preriscaldato a 170 gradi. L'andiamo a cuocere per 20 minuti e poi abbassiamo la temperatura a 160 gradi e cuociamo per altri 10 minuti. Appoggiamo delicatamente nel cestello senza ustionarci. Pronti, via! Ma ragazzi, mentre aspettiamo, ci serve il vostro immenso aiuto come sempre. Lasciate un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando. Il vostro aiuto per noi è prezioso ed è ciò che ci permette di continuare a svolgere il nostro lavoro e soprattutto continuare a condividere queste bontà con tutti voi. Inoltre vi aspettiamo anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio e anche lì siamo attivi, quindi vi aspettiamo. Ci siamo ragazzi, siamo pronti per tirarla fuori. 3, 2, 2, 1. 1. Andiamo a vedere. Wow, ragazzi, mamma Wow! mia, che meraviglia! Guardate un po' come si presenta. Ma Oh, mamma mia, che profumo, che ragazzi! sofficità già vedo, E ora siamo pronti per il taglio, ragazzi! Diana, siamo pronti? 3, Prontissimi! 2, 1. 1. Oh mio Dio. Wow! Cioè, ma che golosità è questa torta? Ragazzi, è Guardate qua. sofficissima, è una nuvola questa torta! Diana, sei pronta per assaggiare questa meraviglia? Non aspetto altro. Dai, Vado. siamo tutti curiosi, dai. Hai preso il pezzo col cioccolato, eh? Com'è? Oh mio Dio, ragazzi. Non ho parole. Prendo un altro pezzo. Questa è la regina delle torte, ragazzi.